Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve, quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 euro al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Ci racconti di solidarietà e aiuto concreto. Storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie. Quello che ti serve, quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve, quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 euro al mese. Easy Bank, semplicemente banca.
10 racconti di solidarietà e aiuto concreto. Storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie. Quello che ti serve, quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buongiorno, benvenuti a questo incontro dal titolo L'Europa Unita, nuove energie nel vecchio continente, che come la maggior parte degli incontri e meeting, oltre alla diretta, ha uno streaming che va su numerosi siti, video, televisioni e quindi sarà molto seguito. Perché abbiamo voluto questo incontro? Siamo a un anno dalle elezioni europee. Ma lo scopo del meeting non è dividersi in fazioni, ma capire, conoscere, sapere, come abbiamo visto nei primi incontri, anche sui temi economici, sociali, sul lavoro, sull'economia. E quindi abbiamo voluto avere qui degli interlocutori di visioni culturali e politiche diverse che possano rispondere alle domande di fondo che noi abbiamo su questo. Allora, prima di cominciare presento i nostri interlocutori presenti, poi avremo prima di loro l'intervento di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, che ha preparato un video per il meeting, ma abbiamo innanzitutto Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, le politiche di coesione e il PNR, del Partito dei Conservatori e Riformisti Europei. Poi abbiamo Pina Picerno, Vicepresidente del Parlamento Europeo, del PSE. Massimiliano Salini, Deputato al Parlamento Europeo del PPE. E Enzo Moavero Milanesi, che qui mi scrivono, professore di diritto all'Unione Europea, Università LUIS, ma è stato alto dirigente con Prodi, per esempio, all'Europa, ministro degli esteri, ministro per gli affari europei, quindi praticamente tutto sull'Europa, e quindi anche lui abbiamo questo. Allora, l'evento sarà formulato. Prima avremo questo video, poi Enzo ci introdurrà al tema e quindi avremo tre ordini di domande ai nostri tre interlocutori in modo tale da avere un quadro di conoscenza. Quindi darei innanzitutto avvio al video della
Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Carissime amiche e amici del meeting, il titolo di quest'anno rappresenta una positiva provocazione in un momento in cui il mondo attorno a noi è più instabile e polarizzato. Una guerra di aggressione alle porte dell'Unione Europea, la crescente siccità, l'aumento incontrollato dei flussi migratori, il caro vita e le minacce alle autarchie. Ma noi abbiamo deciso di non farci intimorire da tutto questo, anzi vogliamo cogliere la grande opportunità che queste sfide epocali offrono alla nostra Unione. Perché sappiamo che non saranno le sfide a definire il nostro tempo, ma come risponderemo. È proprio in questo contesto che il vostro meeting, giunto alla sua 44esima edizione, che dalla amicizia ha tratto le proprie ragioni di essere, ci invita a riflettere sull'importanza dell'amicizia nell'esistenza umana. Per Don Giussani, amicizia è possedere in comune qualcosa di grande. E la più grande amicizia è possedere in comune il destino. Questo destino buono al quale aspira il cuore dell'uomo, nella storia ha preso corpo nel progetto di costruzione europea, nel quale i nostri paesi hanno deciso di mettere insieme le loro potenzialità, le loro risorse, la loro creatività, le loro fragilità nella diversità e la ricchezza delle tradizioni dei nostri popoli per dar vita ad un progetto di prosperità condivisa che ha garantito al nostro continente un periodo senza precedenti di pace ininterrotta. Ma l'Unione Europea è stata anche il frutto di una storia di amicizia personale tra i suoi padri fondatori che decisero di abbandonare le storiche rivalità tra i rispettivi paesi per riconoscere nell'altro un'opportunità piuttosto che un ostacolo o un rivale. Il disegno europeo nasce da questo progetto di bene, dal volersi fare carico delle aspirazioni dell'altro. E spetta a noi e alle nostre istituzioni tradurre queste aspirazioni in politiche concrete, dalle politiche di coesione alla tutela dell'ambiente, dalle politiche economiche a quelle sociali, dalla politica di sviluppo alla politica di migrazione e asilo, dalla politica industriale alla realizzazione di un'intelligenza artificiale al servizio dell'uomo, dall'indipendenza energetica alla politica europea di sicurezza e difesa. Sì, perché questa nostra visione, volta a difendere la libertà e la dignità dell'uomo, va anche difesa di fronte a quell'inimicizia che si annida a volte nel cuore dell'uomo. È in questo contesto che va visto il sostegno incondizionato offerto dall'Unione Europea e dai suoi paesi membri all'Ucraina, paese che si batte anche per la difesa dei nostri valori e libertà fondamentali. Il nostro obiettivo deve essere, certo, il raggiungimento della pace, una pace con la libertà, una pace con giustizia, una pace con dignità, perché una pace vera non può essere quella imposta dall'aggressore. Abbiamo riconosciuto la scorsa estate all'Ucraina lo status di paese candidato ad entrare nell'Unione Europea e mi auguro che i negoziati possano iniziare quanto prima. Ma tanto sono le manifestazioni di solidarietà e di amicizia umana. Proprio in questa regione, l'Emilia-Romagna, colpita dalle devastanti inondazioni nel maggio scorso, è stata scritta una stupenda pagina di generosità che tengo a menzionare con la mia ammirazione per i cittadini delle zone colpite e l'operato della Protezione Civile e delle autorità italiane. A loro voglio dire anche ora una volta, siamo con voi, vi aiuteremo a ricostruire perché voi siete l'Europa. L'Europa non è le istituzioni, l'Europa è il suo popolo. E l'Europa può essere migliore se agiamo insieme. Dobbiamo mostrare ai cittadini i vantaggi tangibili dell'Europa. Dobbiamo avere il coraggio di andare oltre la retorica e dobbiamo essere onesti. Onesti su dove abbiamo fallito,
ma onesti anche su dove abbiamo avuto successo e abbiamo molto di cui essere orgogliosi. Il Parlamento europeo appartiene agli italiani come a chiunque altro. Nessuna decisione in Europa viene presa senza di voi. Molte sono prese grazie a voi e molte sono guidate da voi. A un anno dalle elezioni del Parlamento europeo, questo è il messaggio che voglio portare ai cittadini. L'Europa è la vostra voce. Grazie a Meeting di Rimini per 44 anni di solidarietà e amicizia. Grazie per aver contribuito a costruire la nostra Europa. Ora rendiamola più forte. Buon lavoro a tutti. Allora, è un messaggio introduttivo che non è semplicemente sono parole di circostanza, ma introducono all'idea di Europa. Noi siamo stati sempre europeisti dall'inizio, parlavamo di Europa dei popoli dall'Atlantico agli Urali, allora, quando è cominciata. Quindi, come De Gasperi, un po' di anni fa abbiamo fatto una mostra proprio sulle origini dell'Europa, in cui ricordavamo diciamo gli interventi sia di De Gasperi sia degli oppositori di allora, dei comunisti e dei socialisti, a favore dell'Europa. Quindi non è un dibattito, diciamo, neutrale il nostro. Vorremmo sapere però dove vogliamo andare, quindi, e dove siamo. Quindi Enzo, a te questo arduo compito di introdurci. Grazie Giorgio. Il tema europeo è diventato un tema più difficile di quello che l'apparente parlarne spesso ci può far credere. Ci sono stati anni non lontanissimi in cui di Europa tutto sommato si parlava poco. Adesso se ne parla moltissimo. Però l'Europa, e quindi l'Unione Europea, che è la forma concreta con cui l'Europa si manifesta, è difficile che ci lasci soddisfatti e ancor meno pienamente soddisfatti, perché spesso, se guardiamo, sono di più i distinguo, di più anche le delusioni, a volte le contrapposizioni, rispetto ai momenti di grande adesione. Ecco, Giorgio ricordava De Gasperi, Adenauer, Schumann per la Francia, Adenauer per la Germania, rappresentavano paesi che si erano appena combattuti in questa grande guerra civile europea, che sono le due guerre mondiali, che avevano combattuto anche nei secoli precedenti, riescono a sedersi intorno a un tavolo e a dare inizio a un processo di integrazione. Tra l'altro parlavano in quella fase originaria degli anni 50 senza timore di federazione europea da costruire. 70 e qualcosa di più di anni di distanza, l'Europa non è una federazione, non è neppure una confederazione, anche se non si sa mai totalmente bene cosa sia una confederazione. L'Europa è rimasta un'organizzazione internazionale molto coesa, molto influente, molto interconnessa, ma non ha assunto quei caratteri. E questo non è un problema secondario, perché avrete, immagino, visitato, o avrete adesso occasione di farlo, chi non l'ha fatto lo deve assolutamente fare, di vedere la bellissima esposizione su San Benedetto. C'è uno dei cartelloni che, citando tra le varie regole dei monasteri di quell'epoca, menziona l'autorità accompagnata dalla condivisione. Ecco, l'Europa, l'Unione Europea, le comunità europee hanno avuto per lungo tempo autorità senza una grande condivisione e senza tutto sommato un interesse nei grandi numeri delle opinioni pubbliche. Poi questo interesse è cresciuto, c'è una voglia di condivisione superiore, ma l'autorità si è configurata in una maniera che dicevo poco fa, ma naturalmente con grande rispetto per istituzioni in cui io stesso ho passato gran parte della mia vita, e una capacità di autorità che si è affievolita.
Certamente l'Europa ha autorità laddove esistono delle regole e sicuramente queste regole sono state adottate con metodologia democratica. Ma quando ci troviamo di fronte ai grandi sconvolgimenti, recenti e meno recenti, l'Europa arranca. Andiamo indietro nel tempo, quando negli anni 70 gli shock petroliferi cambiano la nostra realtà come era stata fino ad allora, esistevano già le comunità europee, esistevano già da un 20-25 anni, ma non ci fu nessuna reazione europea e ancora oggi abbiamo il trascinamento di quelle scelte che furono fatte in realtà a livello nazionale. Andiamo in anni recenti, crisi economica e finanziaria. Certamente l'Europa a un certo punto, l'azione della Banca Centrale Europea, l'accordo raggiunto fra i capi di Stato e di Governo, portano ad una soluzione che salva, e non è una cosa da poco, l'integrità della zona euro, evita bancarotte nazionali, ma ci mettono svariati anni. Arriva un'altra crisi, la pandemia, inattesa, inaspettata, diversa, drammatiche immagini di persone che morivano. La prima reazione è ancora una volta nazionale. Ricordiamo quando c'erano in certi stati, da noi, carenze di dispositivi medici, banalmente anche le mascherine, altri stati che ne avevano e ne producevano non le volevano dare. Poi l'Europa trova una via di soluzione, la trova anche per i contraccolpi economici, ma ci vuole sempre del tempo. E quando si loda, ed è giusto lodarlo, il programma europeo Next Generation EU, che ha stanziato 750 miliardi per rilanciare l'economia dopo la crisi del Covid-19, ma noi parliamo di un ordine di grandezza di meno dell'1% del prodotto interno lordo europeo. Noi parliamo di un neppure raddoppio dell'intero bilancio dell'Unione Europea, che da solo è all'1%, col Next Generation EU arriva all'1,8%. Ma gli Stati Uniti d'America hanno un bilancio federale del 25% del loro prodotto interno lordo. Non sono cifre vuote, è 25-24 volte più grande di quello europeo. Arriva la tragedia della guerra. Certo, l'Europa si schiera e si schiera a difesa dell'aggredito, a favore dell'aggredito, assiste l'Ucraina aggredita. E questo è conforme ai valori europei, ma siamo sicuri che è stata una mossa autonoma totalmente Unione Europea o c'è stato piuttosto un, pur nella direzione assolutamente condivisibile e corretta, traino della NATO, che è una organizzazione diversa nella quale c'è anche un socio per giunta dominante, estremamente di rilievo, che non è europeo. E allora perché queste sclerosi, questi ritardi, queste decisioni mai completamente sufficienti? Io credo, naturalmente esprimo una mia valutazione, che una chiave del problema sia quello che dicevo all'inizio, questo imperfetto assetto dell'Unione Europea che non ha una vera e propria Costituzione, C maiuscola se la intendiamo come carta costituzionale, C minuscola se pensiamo alla Costituzione strutturale fisica di un organismo. Come sanno bene gli amici parlamentari che sono qui con me nel panel, c'è un Parlamento con un ruolo legislativo molto importante, però i parlamentari europei non possono proporre le normative europee, perché è solo la Commissione che può farlo a termini dei trattati. Si discute tanto in Italia, si fanno, poi per carità sono anche dibattiti che fanno discorsi appassionati nei talk show, nei bar, in qualunque tipo di occasione. Si parla di come saranno le future maggioranze del Parlamento europeo, se si sposteranno a destra, se rimarranno uguali, se ci saranno cose diverse. Ma in realtà le grandi decisioni europee non sono purtroppo prese nel Parlamento, che prende decisioni importantissime ma legislative. C'è una commissione che sembra un governo ma non ha tutti i poteri di un governo, per esempio è esclusa dalla politica estera e dalla politica di difesa. In compenso a questo monopolio della proposta legislativa, come se i governi e gli stati andassero avanti solo a decreti legge,
cosa che succede talvolta, ma insomma non è considerata fisiologica. La Commissione europea quindi è un governo imperfetto, c'è un Consiglio, rappresenta gli Stati, è la seconda Camera come nei sistemi federali o in realtà è qualcosa di più? È certamente qualcosa di più, perché il Consiglio è l'unico legislatore in Europa laddove ci sono materie delicate che vanno da questioni di bilancio, questioni tributarie, questioni di politica estera, questioni di politica di difesa, che sono materie chiave per gli Stati. E allora quest'Europa rimane ancora troppo un club di Stati, alcuni convinti ancora che nelle loro politiche individuali e sovrane ci possano essere delle soluzioni, non capendo che l'Europa di oggi, Unione Europea, non ha nulla a che vedere, purtroppo è molto più debole di quella che fu l'Europa dei vari stati, anche non uniti, ancora negli anni 60 e 70, e di conseguenza di fronte a questa decadenza ci si aspetterebbe un'accelerazione. Io credo che negli anni della cosiddetta Costituzione europea, inizio anni 2000, si sia persa un'occasione, ma non tanto per la bocciatura che ci fu poi di quel trattato nei referendum, come sappiamo, come forse ricordiamo, in Francia e in Olanda, ma perché lo chiamavamo Costituzione, ma Costituzione non era. Ecco, io credo che bisognerebbe avere il coraggio, questo vedrei come grande viatico per il prossimo Parlamento europeo, di prendere le redini di un processo realmente costituzionale che porti a cambiare a fondo i trattati, mettendo la questione del che cosa vuole essere l'Europa, poi si deciderà federazione, confederazione, può essere anche qualcos'altro, ma deve essere qualcosa di riconoscibile da noi cittadini. Se no quella condivisione di cui già parlavano i benedettini mille più anni fa non la troveremo, e non avendo la condivisione finiremo anche col minare il cuore democratico della stessa Europa. Se crediamo nella nostra Europa dobbiamo guardare a questo orizzonte a cui già con lungimiranza guardava De Gasperi, guardava Adenauer e guardava Schuman. Sembra un discorso forse un po' da cuore oltre l'ostacolo, ma se non si butta il cuore oltre l'ostacolo non si va da nessuna parte. Grazie. Allora, prendo al volo di rimbalzo questo tema che ha aperto Moavero proprio sulla governance, perché noi abbiamo sempre una discussione aperta. Da una parte non si può governare all'unanimità, vediamo tante cose che sono bloccate anche per un piccolo paese. Dall'altra parte abbiamo paura, anche certe volte giustamente, che si temi fondamentali si perda la sovranità nazionale e ricordando quello che dicevo all'inizio, il desiderio che sia un po' anche un'Europa dei popoli dove, come dire, mentre a Palazzo Chigi se qualunque realtà del terzo settore per esempio va a manifestare per far vedere la sua opinione o un corpo intermedio ha un luogo, quando vai a Bruxelles che vedi questi enormi palazzi di vetro sia un po' intimidito, cioè il popolo non c'è. Allora la domanda da mille punti è: ma come si può andare arrivare a una governance che dà un'idea di Europa, però permettendo che questa volontà popolare continui? Quali sono le riforme da fare? Cominciamo dal Ministro. Ah, innanzitutto grazie, grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qui con voi, peraltro in un dibattito molto stimolante, aperto da un video di saluto non banale del Presidente del Parlamento, che ha avuto la capacità di sintetizzare in modo molto chiaro quelle che sono le grandi sfide che abbiamo di fronte. E condividendo la diagnosi che ha appena fatto Enzo Moavero Milanesi, mi sento di poter inserire alcuni elementi di riflessione rispetto a ciò che è accaduto in questi ultimi anni e anche in quello che dovrà accadere nei prossimi anni. Perché il tema della governance, se guardassimo un attimo quello che è accaduto negli ultimi anni, lo abbiamo trattato, non possiamo far finta che non ci sia stata una conferenza sul futuro dell'Europa, un'occasione dove noi avevamo espresso grande scetticismo sulle modalità di organizzazione e le finalità
un esercizio che poi si è rivelato assolutamente non positivo, che non ha prodotto alcun tipo di risultato. C'è un tema dal mio punto di vista che tiene dentro un po' tutte queste riflessioni. È vero che c'è un problema di governance e che le questioni tra i diversi livelli istituzionali vadano affrontate in modo organico per dare delle soluzioni a quelle che sono poi anche le modalità di attuazione, quindi c'è un tema di competenze, ma c'è anche un tema su che cosa noi immaginiamo che l'Europa debba fare. E quello che è accaduto in questi ultimi anni ci aiuta a comprenderlo, perché anche qui penso che, senza voler esprimere giudizi negativi a prescindere, noi dobbiamo analizzare alcune criticità oggettive. Viene invasa l'Ucraina e ci accorgiamo, uso un eufemismo, ci accorgiamo di essere dipendenti sul fronte energetico come continente quasi complessivamente. E questo è uno di quegli errori importanti che sono stati compiuti negli anni, quando in Europa le scelte che sono state fatte negli anni hanno visto sostanzialmente delegare, decidere di portare fuori dal contesto europeo la capacità di produzione, la propria filiera produttiva, la capacità di autonomia strategica come oggi noi individuiamo. Questi errori che sono stati fatti devono essere un elemento di riflessione per capire che sbaglieremmo ad affrontare le questioni sull'onda lunga emotiva della crisi del momento, sia essa la drammatica crisi Covid o la drammatica crisi conseguente all'invasione dell'Ucraina, o sotto gli accadimenti di ogni giorno le grandi questioni migratorie o il tema complessivo di una politica estera, di una difesa. Quindi c'è bisogno di definire e delineare quelli che sono i compiti principali che devono essere svolti a livello europeo. E i compiti principali che devono essere svolti a livello europeo sono sostanzialmente alcune grandi questioni sulle quali dobbiamo essere in grado di dare delle risposte. E questo è il tema di fondo. Faccio un solo esempio perché voglio stare nei tempi. Giustamente il presidente Metsola ha anticipato il tema dell'Ucraina, che è un paese che ha lo status di candidato. L'Ucraina, la Moldova, la Georgia, i paesi dei Balcani. Ora, ipotizzare da oggi per i prossimi anni un'Europa così grande non comporta solamente il lanciare il cuore oltre l'ostacolo, ma comporta anche una riflessione. Le nozze non si fanno con i fichi secchi. Che capacità finanziaria e che modello immaginiamo noi per costruire questa dimensione? Sono tematiche che vanno messe di fronte alle scelte da mettere in campo, perché diversamente rischiamo di aprire una riflessione di carattere più generale senza poi avere la capacità, i mezzi e le strutture per poterle realizzare. Quindi dentro la questione istituzionale, se così possiamo dire, che è certamente fondamentale perché ne deriva il funzionamento delle istituzioni europee, esiste un tema collegato alle grandi priorità sulle quali bisogna interrogarsi e dare delle risposte concrete. È il tema della difesa, il tema della politica estera, il tema collegato ai grandi flussi migratori, il tema collegato alle politiche industriali, sono i pilastri sui quali è necessario oggi interrogarsi per dare all'Europa questa funzione, evitando che magari l'Europa talvolta, occupandosi di tanto altro, rischi di entrare in contrasto nel rapporto con i singoli Stati membri, creando elementi che non aiutano questo tipo di soluzioni. Ecco, in questa direzione, in questa dinamica, anche alla luce delle esperienze che abbiamo visto in questi anni, servirebbe un nuovo modello, e da qui al prossimo anno bisognerà lavorare molto per costruire un progetto che sia in grado di tenere dentro queste grandi priorità e soprattutto, ed è la conclusione di questo mio intervento, di definire un contesto europeo non tanto in grado di guardarsi al proprio interno, ma cercando di guardare al proprio esterno, cioè in grado di confrontarsi con tutti gli altri giganti. Questa è la sfida che abbiamo di fronte, e a questa sfida dobbiamo essere in grado di dare una risposta all'altezza dei tempi che viviamo e delle emergenze di fronte alle quali noi ci troviamo. Grazie. Pina Picerno. Grazie davvero intanto per l'invito, e per me è un grande piacere essere qui, ed è un grande piacere essere qui, lo dico anche rispetto al titolo che avete scelto per questo meeting, con degli amici, perché si può essere avversari politici
fieri avversari politici, ma coltivando relazioni umane piene di senso. E questo deve essere la politica e deve anche tornare a essere la politica. Vengo alle domande, tutte stimolanti, ai temi che abbiamo di fronte, ma insomma i nomi sono le cose. E la comunità europea prima e l'Unione europea dopo è stata definita giustamente un processo. Un processo, e non poteva essere altrimenti, perché noi venivamo da una guerra, da un conflitto che aveva spezzato il nostro continente, l'aveva piegato, e quel conflitto aveva tratto ragione dalla volontà di potenza dei diversi stati. E non potevamo lasciarci alle spalle per decreto secoli basati su sedimentazioni di identità e di potere. Un processo dunque, in quanto tale perciò affidato alla intelligenza, all'azione di ciascuno di noi, non soltanto di delle persone che sono da questo lato di questa sala, ma davvero a ciascuno di voi. E anche quando la nostra Europa ci sembra troppo debole, non ci sembra abbastanza, ci sembra contorta, noi non dobbiamo mai dimenticare che è nata dalle macerie morali e materiali di quel conflitto che ho ricordato e che aveva spezzato in due il nostro continente. E c'è una data che prevale su tutte quante le altre, il 1989, Max, quando milioni di cittadini scelsero in nome dell'unità, in nome della libertà, in nome della democrazia, di liberarsi delle cortine che li tenevano separati e di lottare per l'unità. E quella data è una data davvero molto significativa, che ha segnato poi tutto quello che è venuto, il processo che ci ha portato fin qui e ci ha portato a essere un continente aperto, plurale, in cui milioni di cittadini possono liberamente testimoniare la propria fede, possono partecipare liberamente alla vita civile del proprio continente. Non è sufficiente, certo. Certo che dobbiamo percorrere ancora l'ultimo miglio che ci porterà ad essere per davvero un'unione politica e sociale. Io penso, i miei colleghi lo sanno, lo ripeto spesso, che dopo l'Europa dei padri fondatori e dopo l'Europa dell'euro è necessario un nuovo inizio europeista per portare a essere l'unione per davvero un'unione politica e sociale. E la prossima legislatura dovrà essere per davvero una legislatura costituente. Lo ripeto spesso e lo dico anche a voi stamattina. Costituente significa ovviamente riforme. Lo diceva Moavero, sono necessarie, non sono più soltanto utili, necessarie. E allora riforma dell'iniziativa, del potere che ha il Parlamento, quindi riforma del Parlamento rispetto alla possibilità di avere finalmente l'iniziativa legislativa, riforma delle funzioni che ha la Commissione, che dovrà assumere compiutamente la funzione di governo del nostro continente, superamento del diritto di veto, perché lo ripetiamo stesso, è quello che impedisce alle nostre istituzioni europee di prendere decisioni lungimiranti, ambiziosi, efficaci, ma è anche la ragione per cui uno qualsiasi dei premier ha lo stesso peso degli altri 26, una follia, da qualsiasi angolazione lo si guardi. Ma le riforme da sole non bastano. È stato ricordato Alcide De Gasperi, voglio farlo anch'io, che ci ricordava in maniera assolutamente illuminata come l'Europa deve avere il cosiddetto soffio vitale, lui lo chiamava così, un'anima. De Gasperi ci ammoniva rispetto alle funzioni, alle soluzioni tecniche, sono sì indispensabili, diceva, come lo scheletro per un essere umano, ma nessun corpo funziona se non ha un'anima. E allora quest'anima dell'Europa, io penso di averla intravista, l'abbiamo vista a Piazza Maidan nel 2014, quando centinaia di ragazzi hanno manifestato con la bandiera dell'Europa sulle spalle, nell'indifferenza generale, sono morti per questo. L'abbiamo vista quell'anima nella resistenza fiera di quella donna georgiana qualche mese fa, che teneva ferma la bandiera dell'Europa
nonostante gli idranti della polizia. Eccolo, il soffio vitale dell'Europa, l'anima dell'Europa, di cui tutti noi, io credo, dobbiamo ricordarci di più per rispondere in maniera molto più efficace alle domande enormi che la storia ci pone in questo momento. Max, tocca a te. E penso che per trattare adeguatamente un tema rischioso come quello che è stato posto, quindi quello della unità dentro una comunità di popoli così vari, così diversi, ma convergenti, per trattare bene un tema come questo bisogna decidere di fare i conti con proprio con la complessità. Bisogna decidere se si ritiene che la complessità sia un difetto oppure un elemento di ricchezza. 27 paesi, oggi sono 27 i paesi membri dell'Unione Europea, 27 paesi sono tanti, sono 27 strutture istituzionali, 27 storie politiche con punti di condivisione, con punti di condivisione anche linguistica, ma ci sono comunque diversità enormi. Storicamente qualcuno ad un certo punto, è stato ricordato, ha deciso che quella diversità non fosse un ostacolo, ha deciso che quella diversità tra i paesi fosse un elemento su cui fondare un progetto unitario. Sembra paradossale. L'idea del progetto unitario si fonda sul fatto che, pur diversissimi tra di loro, quei popoli avevano un anelito comune, in quel caso drammaticamente rappresentato dal desiderio di pace. Ma non solo. Perché il fatto che si parta dalla comunità del carbone e dell'acciaio documenta che in realtà si decise con molto realismo di partire da esigenze comuni molto concrete. La pace certamente drammaticamente emersa come esigenza dalla guerra, dalla seconda guerra, ma il pane, il sostegno, il sostentamento economico, un tentativo di avere un benessere che nascesse dentro le difficoltà enormi che avevano generato la guerra e si generavano dalla guerra. Quindi come si fa a stare di fronte a quella complessità? C'è un ricorderete il terzo uomo, il film Il terzo uomo, Graham Greene fa lo sceneggiatore, poi ci scrive anche un libro sopra. C'è un personaggio eccezionale nel terzo uomo, rappresentato da Orson Welles, che dichiara ad un certo punto gli italiani sotto i Borgia in 30 anni hanno avuto tragedia, sciagura, omicidio, terrore, ma hanno anche prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. Gli svizzeri, in 500 anni di pace, fraternità e democrazia, hanno prodotto l'orologio a cuckoo. Io ho molti amici svizzeri, non voglio adesso. E peraltro Orson Welles in quel film rappresenta è un criminale che utilizza questa provocazione per giustificare i suoi crimini. Quindi non sto difendendo la guerra e il terrore. Ma quel che è accaduto e che costituisce un elemento interessante per capire che cos'è l'Europa è che è chiaro che il Rinascimento non è stato generato dalle guerre. Il Rinascimento c'è stato perché sotto c'era un'identità culturale, un'identità di popolo che attraverso la guerra non si è fermato, anzi ha attraversato la guerra per arrivare al punto, il punto che rendeva possibile che quella ricchezza e quella complessità diventasse un'occasione. Quel punto si chiama uomo. E questa sfida le ideologie non riescono a vincere. Abbiamo detto spesso che è finita l'epoca delle ideologie. In realtà raramente siamo stati in un'epoca così ideologizzata, da destra o sinistra che sia. Il punto è recuperare invece un processo che è al contrario, che è esattamente il processo da cui De Gasperi, Adenauer e Schuman sono partiti per dare vita all'Europa. Cioè partire dall'uomo per arrivare all'ipotesi politica, non partire dall'ipotesi politica per eventualmente arrivare a dar qualcosa all'uomo. Se mi permettete un po' la differenza che c'è tra il progetto di De Gasperi, Adenauer e Schuman e il manifesto di Ventotene. Dignitosissimo, ma costruito su una base differente dal punto di vista culturale e politico. Cioè costruito a rovescio.
è il difetto che per certi versi, pur nella sua necessità, può essere assegnato in alcuni tratti anche alla modalità con la quale, dentro la difficoltà nella costruzione di quell'unità, è stato concepito il Trattato di Maastricht, che interviene su materie necessarie, evidentemente. È l'ordine dei fattori che va valutato attentamente. O parti dal progetto politico per arrivare all'uomo, o parti dall'uomo per arrivare al progetto politico. E questo il discrimine su cui potremo giocare una partita sensata nel tentativo di costruire nella diversità una unità a livello politico nell'Unione Europea. E per me è possibile, e le cose che sono state dette dagli amici prima di me vanno esattamente in questa direzione. L'importante è capire che, se lo schema di gioco è questo, dire che il Parlamento Europeo deve avere l'iniziativa legislativa e che quindi l'iniziativa legislativa assegnata alla Commissione Europea è un assurdo giuridico e politico, è una contraddizione fondata sulla paura che i rappresentanti del popolo non siano sufficientemente liberi nel rapporto col popolo. È una forma di populismo al contrario, quella su cui si fonda l'idea che l'iniziativa legislativa debba essere assegnata a un organo che nasce come organo esecutivo. È una forma di paura nei confronti della libertà del popolo. Okay? Ma per trattare bene la libertà del popolo non bisogna lisciare il pelo al popolo. Bisogna costruire un progetto che parta da un'idea di uomo libero. Anche il popolo nella sua vorace voglia di rappresentazione a volte nega i presupposti stessi su cui si fonda la rappresentanza. Quindi è questo un elemento che ad esempio giustifica, altro elemento correttissimo che è stato detto prima di me, meglio di me, che porta a rendere necessario il superamento della logica dell'unanimità in Consiglio. Non è il terrore per il singolo paese che possa eventualmente esercitare un diritto di veto, è l'interesse pieno per la bellezza di quella ricchezza, di quella diversità che ti fa accettare che un voto a maggioranza possa essere un bene per tutti, anche per coloro che non l'hanno ritenuto corretto nel momento in cui si è realizzato. Perché la decisione, come in una buona famiglia, la decisione di chi si assume la responsabilità diventa un bene anche per chi immediatamente non ha capito il contenuto di quella decisione. Questo vale, come nella vita, vale in politica, ed credo che sia il fondamento corretto per le riforme di cui abbiamo cominciato a parlare. Secondo grande tema di attualità, la difesa. Noi sappiamo che l'Europa aveva all'inizio l'idea di una difesa comune, pur essendoci la NATO, poi la Francia si sfilò e negli anni magari la cosa era sfumata, anche se c'è stata la guerra di Jugoslavia, adesso la questione dell'Ucraina lo riporta in gravissima attualità. Anche con l'ambiguità, cos'è la NATO, cos'è l'Unione Europea, discussioni sul fatto che l'Unione Europea sia stata superata dalla NATO, discussioni in cui si dice ma va bene la NATO ma c'è bisogno di una difesa europea. Non è che la difesa è un argomento che è nelle nostre corde perché siamo pacifisti, però è tornata come uno dei grandi temi importanti. Allora vorrei anche qui il vostro parere, in questo caso darei la parola innanzitutto a Pina Picerno su questo tema di grande attualità. Grazie, tema assolutamente di grande attualità su cui è necessario riflettere insieme come stiamo facendo. Sicuramente la NATO ha vissuto nel corso dei decenni, nei decenni che abbiamo alle spalle, insomma, parecchi squilibri. Ora però siamo, io credo, in una fase completamente diversa, insomma, ce l'abbiamo sotto gli occhi la brutale, criminale aggressione della Russia di Putin all'Ucraina, che è un'aggressione a quel popolo, all'integrità ovviamente di quella nazione, ma è un'aggressione anche, ce lo siamo detti tante volte, ma è sempre bene sottolinearlo, ripeterlo, alle regole che insieme abbiamo scelto, del nostro vivere civile, alle regole che insieme ci siamo dati. E allora, per ragioni di tempo, non ne abbiamo molto, fatemi dire così, la guerra, l'aggressione criminale e brutale di Putin è la guerra al XXI secolo.
Di questo noi siamo consapevoli, ne è consapevole l'Unione Europea e ne è consapevole, ne sono consapevoli pure gli Stati Uniti. Allora in questo contesto siamo chiamati a ragionare del rapporto tra l'Unione Europea e la NATO. E allora fatemela dire così: io non penso che sia possibile immaginare la difesa dell'Unione Europea fuori dal contesto dell'Alleanza Atlantica e fuori dal contesto della NATO, e penso allo stesso modo che non sia possibile immaginare il futuro della NATO senza un contributo operativo, strategico, finanziario sempre più convinto dell'Unione Europea. Noi siamo obbligati dal contesto nel quale ci troviamo a ragionare di decisioni che saranno sempre di più interdipendenti, sempre di più. Così come sono connessi e interdipendenti i conflitti che noi stiamo attraversando. Guardate, è un'illusione pensare che i prossimi conflitti, siano essi di natura commerciale o armati, possano essere contenuti tra le due sponde del Pacifico. È un'illusione perché la crisi climatica genera la crisi alimentare, la crisi alimentare genera la crisi migratoria e demografica, i primati tecnologici confliggono a livello globale così come quelli industriali o quelli commerciali. I conflitti regionali sono solo un riflesso di quello che si muove su scala globale. Di questo noi dobbiamo essere assolutamente consapevoli. Così pure c'è un altro tema gigantesco che rimane sullo sfondo, ma di cui dobbiamo essere consapevoli, che riguarda l'egemonia, fatemi dire così, in tutta la sua complessità. La sfida che sta investendo il mondo è una sfida pure alle nostre democrazie, perché se voi guardate alle autocrazie, insomma, vi rendete da subito perfettamente conto che tutte le autocrazie sono più, apparentemente sono più attrezzate a rispondere in maniera più efficace al controllo delle decisioni, perché non hanno da tenere insieme la rapidità con cui le decisioni vanno prese, con un sistema, con un'architettura decisionale più complessa, come hanno le democrazie. E ASAP, che abbiamo votato al Parlamento Europeo, è stato un tentativo di dare una risposta a questa domanda, di rispondere in maniera efficace e rapida alle decisioni che noi dobbiamo prendere, ma rispettando le architetture decisionali e la democrazia dei nostri paesi. Ecco perché a me viene molto da sorridere quando si parla, no, impropriamente di corsa al riarmo, anche perché poi questa obiezione viene pure da quelli che un attimo dopo criticano l'Unione Europea per l'irrilevanza che avrebbe all'interno della NATO. Allora noi dobbiamo essere capaci, cari amici, di una riflessione un po' più approfondita, meno legata alle polemiche spicciole e ai titoli di giornale. Noi dobbiamo capire come l'Unione Europea sarà capace di attrezzarsi alle domande e alle minacce che pone il mondo e che ci pone il mondo in questo momento, e come noi saremo capaci di affrontare e di affermare i nostri principi in un mondo che è sempre più complesso, fatto da equilibri sempre più in movimento e da equilibri che sono sempre più fragili. E a queste domande dobbiamo rispondere con intelligenza e senza pensare alle polemiche, diciamo, spicciole. Grazie. Max. Atteso che gli obiettivi di politica estera non possono essere perseguiti attraverso l'uso della forza, per cui la politica militare, la politica di difesa non è lo strumento attraverso il quale uno Stato persegue i propri obiettivi di politica estera. Fatto questo chiarimento necessario, che serve per capire qual è la ragione per cui non si può accettare un'aggressione come quella che c'è stata ad opera della Russia nei confronti dell'Ucraina, e quindi chiarito il contesto anche, diciamo, costituzionale all'interno del quale si inserisce la posizione che noi abbiamo di fronte alle politiche di difesa,
considerando che peraltro il fatto che non si chiamino più ministri della guerra ma ministri della difesa chiarisce anche, diciamo, una diversità in termini di cultura della difesa. È altrettanto vero però che non si può confondere il Pacifico con l'imbelle, non si può trasformare uno Stato in una entità astratta che non ha il problema di difendersi. Basta andiamo a dirlo agli ucraini che non c'è bisogno di difendersi, è un po' dura, lo si dice quando non si è aggrediti, ma siccome accade è proprio lì che con realismo ed intelligenza, non negando i presupposti da cui parte quella postura costituzionale che definisce la politica militare non come una politica di attacco ma di difesa, però bisogna chiarire che la difesa non è un convegno sulla pace. La difesa ha delle caratteristiche che oggettivamente costringono ad una concretezza a volte molto ruvida e molto costosa e anche molto tecnologicamente avanzata. In questo contesto, a mio modo di vedere, il rapporto che intercorre tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti sotto il cappello della NATO diventa un'occasione che non contraddice l'autonomia strategica cosiddetta dell'Unione Europea né quella degli Stati Uniti, nella misura in cui quella relazione non si riduca alla politica militare. Cioè la NATO ha senso e produce gli effetti migliori di una politica di difesa condivisa nella misura in cui si accompagna ad una relazione che è molto più grande della semplice relazione militare. Il concetto per noi oggi è capire qual è, oltre al tema militare, la natura del rapporto che intercorre anche da un punto di vista culturale innanzitutto ed economico tra Stati Uniti ed Unione Europea. Qual è la relazione oggi? Abbiamo appena assistito ad un momento molto interessante a Camp David, dove gli Stati Uniti hanno definito in modo solido un accordo economico e militare con Corea del Sud e Giappone, mettendo insieme due paesi notoriamente non legati da un rapporto di pace semplice, come reazione ad un autoritarismo imperversante da parte di Xi Jinping in Cina. Esattamente il parallelo di quel che è successo in Europa con Finlandia e Svezia che decidono di aderire alla NATO, reagendo non tanto per i meriti di Ursula von der Leyen, diciamocelo con chiarezza, ma più che altro per i demeriti di Putin. Cioè per il nuovo terrore creato in quell'area dell'Europa che aveva ritenuto di poter rimanere neutrale e che oggi non ritiene di poter più rimanere neutrale. Alla luce di questi elementi, il punto centrale per noi, tornando a Camp David, il punto centrale per noi è riconcepire, a mio modo di vedere, in maniera compiuta, la relazione inevitabile che intercorre tra Stati Uniti ed Unione Europea, da tutti i punti di vista, per fare in modo che anche la politica militare non sia un sopruso e una negazione della nostra autonomia strategica, ma sia un pezzo di una relazione più larga, un pezzo di una relazione che storicamente è l'unica, a mio modo di vedere, possibile relazione che renda realmente autonoma l'Unione Europea. Perché badate, è ora di piantarla di ritenere che per essere autonomi bisogna non avere legami. Perché l'idea che l'autonomia si fonda sull'assenza di legami è un'idea che, come non vale nella vita, non vale nella politica. Il punto è la chiarezza dello scopo. La nostra relazione economica e quindi anche militare con gli Stati Uniti si fonda su un presupposto culturale negando il quale noi mettiamo in discussione la relazione economica e a tendere anche la relazione militare. Fondando questo tentativo illusorio di autonomia sulla negazione su cui si fonda la politica, che è legame. Devi decidere con chi stai. Certamente non ti è concesso di decidere di star da solo. E ogni qualvolta si è deciso di seguire chi professava la dottrina dell'autonomia intesa come slegame, che è un neologismo bruttissimo, abbiamo pagato le conseguenze, severamente. E la posizione che a tratti è stata assunta e a tratti assume ancora la Francia negli equilibri all'interno dell'Unione Europea non ci deve, deve farci capire come dall'inizio ad oggi
lì dentro si nasconda il possibile virus che poi intacca l'intero corpo dell'Unione Europea. Non è un'autonomia strategica, quell'autonomia che si fonda sull'illusione di potersi slegare dai rapporti più solidi. Questo vale, io lo ripeto, per dar senso oggi compiuto alla NATO, prima ancora di aver definito l'entità del bilancio che viene messo a disposizione. Perché è chiaro che noi oggi abbiamo paesi nell'Unione Europea come la Germania che possono dichiarare di aumentare a dismisura la quantità di denaro che verrà messo all'interno della politica militare nazionale. Ci sono paesi che fanno fatica, come molte famiglie, a arrivare alla fine del mese, o che se lo faranno smisuratamente a debito. Ci sono differenze evidenti tra i bilanci, ma non è quello il punto. Il punto è capire che tipo, per capire oggi che cos'è la NATO dobbiamo, e che ruolo abbiamo nella NATO, dobbiamo ridecidere qual è la natura del nostro rapporto con gli Stati Uniti, magari dichiarando in quella relazione qual è il compito che ci assumiamo, ad esempio nel Mediterraneo, coprendo una mancanza colpevolissima dell'Occidente su cui ad esempio l'Italia potrebbe decidere di giocare un ruolo, come sta facendo anche con questo governo, decisamente importante per il futuro di tutta l'Unione Europea. Raffaele. Sì. Questa seconda domanda è assolutamente collegata alla prima, al ragionamento che abbiamo fatto precedentemente, inizialmente in questo nostro dibattito. Cosa deve fare l'Europa? Questo è il tema. E il tema della difesa è tornato preponderantemente davanti ai nostri occhi con l'invasione dell'Ucraina. Però ecco, qui ci sono da fare alcune riflessioni. Faccio un esempio che inizialmente può apparire totalmente scollegato dalle questioni relative ai temi della difesa della NATO. Nella nostra prima legge finanziaria lo scorso anno, su 35 miliardi di euro disponibili, 21 sono andati a sostenere il pagamento delle bollette per l'aumento del costo dell'energia per famiglie e imprese. Questo è un effetto che non è collegato ad una circostanza casuale. Questo impatta come impattano tutte le crisi internazionali determinate da scenari di guerra sui bilanci dei paesi in modo sostanziale, ma noi li leggiamo di volta in volta in base all'urgenza. Se noi avessimo la capacità di riavvolgere il nastro e di capire qual è il ruolo della NATO, qual è il ruolo dell'Europa, che non può che essere in questa dinamica dentro l'ombrello della NATO e dell'Alleanza Atlantica, qual è un primo sforzo importante, qual è la cosiddetta bussola strategica che l'Europa ha messo in campo per avviare una prima riflessione importante sui temi della difesa. Se ci interrogassimo per un momento sul perché improvvisamente, è chiara la risposta, ma è una domanda provocatoria, la Svezia e la Finlandia chiedono di entrare nella NATO, e si capisce il senso di una invasione come quella dell'Ucraina e quali sono i rischi che complessivamente ci sono sul tema della difesa. Però questo porta con sé altri nodi che non possiamo scollegare nel dibattito politico, che sono quelli relativi al contributo che si dà per rafforzare il tema della politica della difesa. Qual è il rapporto deficit-PIL sull'investimento nell'industria della difesa? Sono temi scomodi, perché se noi dovessimo aprire questa riflessione, la riflessione più semplice è: no, abbiamo altre priorità. E no, molte delle altre priorità sono dentro l'ombrello della situazione generale, della tranquillità di un continente, di un paese, della capacità di poter risolvere queste questioni, oltre al fatto che, e l'Ucraina ce lo insegna, la vicenda ucraina ce lo insegna, la difesa dello Stato sovrano, la libertà, la democrazia sono valori fondamentali ai quali non si può in alcun modo rinunziare. Però su questi temi e su queste questioni è necessario costruire una dinamica nella quale non bisogna solamente mettere in campo l'analisi, la diagnosi, ma va fatta anche una terapia, e il tema della difesa è una terapia fondamentale per un continente come l'Europa, sia rispetto alla capacità di guardarla in modo più articolato, lo diceva adesso Massimiliano e lo condivido pienamente. Le vicende ucraina ha rafforzato inevitabilmente il fronte orientale, ma c'è un tema che è quello meridionale sul quale è necessario aprire una riflessione di rafforzamento. Quello che sta accadendo in Niger, in Africa, non sono questioni che non ci riguardano. Sì, con una lettura superficiale potrebbero non riguardarci,
ma inevitabilmente nel corso dei prossimi decenni ci riguarderanno e come. E se noi vogliamo trasformare un approccio europeo anche sui temi della difesa, non nell'approccio immediato collegato all'urgenza che ci si pone di fronte, ma un approccio strategico che sia frutto di una analisi, di una visione che guardi non ai prossimi mesi, ma che guardi ai prossimi anni, ai prossimi decenni, vi è la necessità di costruire una dinamica di intervento completamente differente, perché anche il tema dell'immigrazione è un tema collegato a queste questioni. Quanti flussi migratori sono determinati da operazioni dal punto di vista geopolitico costruite ad hoc per alimentare strumentalmente un flusso migratorio che crea poi una serie di difficoltà conseguenti? Quindi il tema della difesa è un tema centrale nell'azione che a livello europeo deve essere portata avanti, ed è un tema che non potrà mai essere, per dimensioni del fenomeno e per capacità organizzative, un tema autonomo a livello europeo. L'Europa deve iniziare a costruire una sua politica della difesa inserendola in una dinamica che rafforzi all'interno dell'Alleanza Atlantica il ruolo dell'Europa all'interno della NATO, all'interno dell'Alleanza Atlantica. Sono questi i temi sui quali noi abbiamo la necessità di costruire un'azione forte e soprattutto anche di compiere quelle scelte alle quali si faceva riferimento precedentemente. Le scelte sono quelle di compiere delle priorità su cosa noi investiamo e per cosa noi investiamo. La difesa e la sicurezza sono elementi fondamentali sui quali c'è bisogno di investire molto, e non è necessariamente l'investimento sulla difesa quello che viene semplificato collegandolo alle armi, ma sulla sicurezza, sulla ricerca, sulla capacità dal punto di vista innovativo di costruire sistemi che possano garantire un futuro più sicuro ai nostri cittadini. Questa è la sfida che abbiamo di fronte, che porta con sé anche un'altra riflessione, che è quella industriale, perché non è che queste sono risorse che vengono investite inutilmente, se non lo facciamo noi lo fanno altri, perdiamo solo di competitività. Abbiamo bisogno di avere la capacità di compiere delle scelte che siano in grado, anche sul fronte della innovazione, di essere in grado di consentirci di stare al passo con i tempi, anche perché tanti altri paesi anche in Europa lo fanno. Si tratta di evitare le sovrapposizioni, si tratta di individuare una forma di coordinamento anche a livello europeo che possa determinare una capacità di incidere molto di più di quanto non si sia fatto fino ad oggi, e le vicende degli ultimi tempi, dell'ultimo anno sicuramente, ci fanno capire che le guerre che abbiamo sempre visto erano molto lontane da noi. Oggi invece ne abbiamo una al confine dell'Unione Europea, ma che è in Europa, e questo ci deve far riflettere molto sul nostro ruolo all'interno della NATO, dell'Alleanza Atlantica, sulla nostra capacità di essere protagonisti in questa dimensione. Allora, terza e ultima domanda. Anche come Fondazione per la Sussidiarietà abbiamo sempre discusso di economia, criticando ferocemente, anche quando non lo criticava nessuno, il modello neoliberista dell'egoismo dei singoli attraverso la mano invisibile porta al benessere collettivo, col sospetto che forse la mano non solo non era invisibile, ma proprio non esisteva. Adesso sono di più, ne discutevamo ieri anche nel dibattito col ministro Giorgetti. Allora, l'Unione Europea qui per tanti anni ci ha calcato la mano, perché tante volte l'idea della impossibilità degli aiuti di Stato era un po' l'idea il mercato è sovrano. Che futuro pensate come modello, anche pensando a cose che stanno capitando, il PNRR, una ridiscussione dell'idea se è solo il debito il tema del rapporto con gli Stati? Perché mi hanno detto i giornalisti, ma questo è troppo alto. Sì, ma se non si va in alto dall'aereo non si vede niente, a furia di fissare, come diciate voi, i problemi particolari. Quindi questa è la terza domanda, in questo caso comincia Salini. C'è una novità, la novità, lo ricordavi poco fa tu Giorgio, è costituita da una presa di coscienza a parte l'Unione Europea dopo tante lezioni sul tema
lezioni un po' rigide anche dal punto di vista tecnico sul tema degli aiuti di Stato. Il Covid ha liberato drammaticamente ha liberato la consapevolezza che attraverso l'intervento adeguato, non solo generoso ma adeguato delle istituzioni, si può sovvenire, si può intervenire a sostegno laddove la drammaticità del momento storico costringa a riconoscere che il mercato non è sufficiente. Quindi la fuoriuscita da questo darwinismo economico dove si rischia di rimanere, soprattutto i più fragili, condannati a perire, viene superato da una consapevolezza che arriva a mettere a disposizione denaro, che poi dopo, lo ricordava molto bene Enzo Moravero Milanesi all'inizio, la misura di questo intervento economico è una misura che è stata descritta come una misura eclatante, ma stiamo parlando di numeri decisamente minori rispetto a quel che accade altrove. È interessante il segnale. Qual è il punto allora? Che modello si prospetta in futuro? Qual è la novità che potremmo costruire anche alla luce di questi fatti? Allora, io uscirei innanzitutto dalla divisione, dalla dialettica tra politiche iperliberiste o politiche più di stampo statalista keynesiano. Uscirei da quell'elemento, nel senso che la complessità della situazione storica attuale e la complessità dei fenomeni come quello del Covid, che sono in grado in un attimo di distruggere gli equilibri e le reti che si sono costruite con tanta fatica, questa complessità ci costringe a riconoscere che il problema, a mio modo di vedere, non è tanto quello di distinguerci tra coloro che ritengano che sia opportuno l'intervento dello Stato anche economicamente oppure no. L'intervento a volte è necessario, a volte meno. Non è quello il punto. Il punto è il come. E qui veniamo ad un rischio che invece rimane ancora molto forte, visto che parliamo di Europa, all'interno dell'Unione Europea. È il come. Il punto, quindi, l'intervento economico a sostegno è un fatto a volte inevitabile, a volte auspicabile. Il dramma non si realizza nel momento in cui l'istituzione fortunatamente decide di sostenere. Il dramma si realizza quando l'istituzione non solo decide di sostenere, ma ti vincola anche a una specifica modalità nell'utilizzo di quel denaro. È lì il problema, il nodo è quello. Il problema non è decidere di sostenere economicamente la transizione a modelli di mobilità sostenibile, per esempio, o a un modello industriale sostenibile. Il problema è quando ti si dice che verrai finanziato a condizione che tu vincoli la tecnologia sulla quale punterai a quella tecnologia che è stata individuata dall'Unione Europea. Cioè, il problema non è quando lo Stato interviene, è quando tarpa le ali alla libera creatività dei talenti della società civile. E questo non tarpi le ali quando dai i soldi. Tarpi le ali quando dici necessariamente come devono essere usati. Questo elemento, io lo ricordo, quando si parla di queste cose io ossessivamente ricordo sempre un punto della nostra Costituzione, lo faccio anche stamattina. L'articolo 3 della Costituzione italiana al comma 1 dice che siamo tutti uguali, al comma 2 dice che il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli che, limitando la libertà dei cittadini, ne impediscono lo sviluppo. Cioè, il compito della Repubblica non è costruire la società perfetta, ma rimuovere gli ostacoli che impediscano l'esercizio della libertà affinché i cittadini possano realizzarsi. Questo è il punto su cui si fa la differenza tra un modello e l'altro. Non ti do i soldi, non ti do i soldi, ma se nel momento in cui ti finanzio perché ne hai bisogno, mi fido del tuo talento oppure no. Perché tutte le volte in cui non ci si è fidati della creatività del popolo, della società, si sono fatti danni smisurati, costosi e liberticidi. Questo è il difetto che a volte, soprattutto nella sua ultima fase, l'Unione Europea, in particolare la Commissione Europea, in particolare un vicepresidente della Commissione Europea, ha deciso di mettere sul tavolo. Questo è il difetto fondamentale e il pregio invece nostro come società civile o comunque come luogo di dibattito, come è questo dibattito, il compito, diciamo, la responsabilità nostra è ribadire questo. Non, il problema, la distinzione non sarà tra la presenza o meno delle istituzioni dello Stato dentro la vita economica, è sopportabilissima e molto spesso auspicabile.
necessaria, come è stato dimostrato dagli eventi degli ultimi anni. Il punto è capire se lo Stato, pur quando, anche quando finanzia, si fida della capacità dell'uomo di usare bene quel denaro. Quando si è fidato, l'uomo si è sviluppato, la società ha rimosso i problemi ed è cresciuta in modo sano. Grazie. Grazie. Allora, io devo chiarire una cosa in premessa, che io non credo alla bontà di ricette valide per tutte le stagioni. Faccio un esempio, si è parlato della disciplina degli aiuti di Stato e della modifica della disciplina degli aiuti di Stato. È stata importante, utilissima, indispensabile persino. Nel momento che abbiamo attraversato quello della pandemia, abbiamo avuto appunto delle istituzioni europee lungimiranti che hanno capito che era necessario in quel momento intervenire. E però, se protratta in maniera acritica questa modifica della disciplina sugli aiuti di Stato, rischia di compromettere la libera competizione tra i paesi, perché non tutti i paesi hanno la stessa libertà di bilancio. E allora l'Italia, per esempio, potrebbe rischiare di poter sostenere meno della Germania o della Francia le proprie aziende. Questo creerebbe naturalmente un problema rispetto alla libera competizione. Ecco perché io non credo all'esistenza di modelli che vanno sempre bene e di ricette che vanno sempre bene. Credo piuttosto nella necessità delle istituzioni europee di avere a disposizione tutti gli strumenti, siano essi istituzionali ma soprattutto economici, per rispondere alle diverse fasi che noi viviamo con flessibilità. Il PNRR, Next Generation EU, è un esempio positivo in questo senso. Poi certo, lo sappiamo benissimo che è un'eccezione, questo ce lo dobbiamo dire, perché purtroppo dal punto di vista economico, insomma, non siamo stati attrezzati al meglio nel corso dei decenni precedenti. La politica fiscale, fatemelo dire, ne è un esempio catastrofico, con tutte le differenze che esistono tra i diversi Stati membri. Allora, cosa ci servirebbe? Ci servirebbe naturalmente un patto di stabilità e crescita, ci sta lavorando, io credo, molto bene il commissario Gentiloni, che possa essere un equilibrio tra la necessità di superare il rigorismo miope che abbiamo vissuto nei decenni precedenti, perché di questo si trattava, rigorismo miope, ma nello stesso tempo di tenere fermo il principio degli equilibri dei conti pubblici, perché altrimenti rischia tutto questo di scaricarsi in maniera patologica sulle future generazioni, perché qualcuno poi il conto deve pagarlo, e saranno le future generazioni. Serve un intervento, una politica, fatemelo dire così, industriale all'Europa, soprattutto alla luce di quello che sta accadendo negli Stati Uniti e della mole di fondi pubblici che gli Stati Uniti stanno utilizzando per sostenere la politica industriale. Io per esempio continuo a pensare che un fondo sovrano sia il modo migliore per sostenere la politica industriale. Insomma, servono una serie di cose e noi dovremo attrezzarci rapidamente. Serve, fatemelo dire, affrontare con lungimiranza anche qua il tema delle disuguaglianze. Il tema delle disuguaglianze ha a che fare con due questioni di fondo. Il primo, se ne sta discutendo moltissimo nel nostro paese, la questione del lavoro povero. Dopo anni di rigorismo miope è arrivato il momento, ecco, di superarle queste disuguaglianze. Next Generation EU, il PNRR sono tentativi di dare risposte in questo senso, di ripartire tutti insieme, di annullarle, di superarle quelle disuguaglianze. Il tema del lavoro povero, dicevo, è un tema però soprattutto italiano, poi certo che si sta allargando a macchia d'olio anche in Europa, ma è un tema soprattutto italiano su cui saremo chiamati a dare una risposta, perché non è giusto, non è accettabile che il lavoro possa essere ancora povero, che persone possano essere povere nonostante appunto il loro lavoro, che un salario non sia garanzia di dignità. Non è giusto, non è accettabile. E poi c'è un altro tema, che questo invece è più europeo perché riguarda tutti gli Stati membri, che è la questione del valore del lavoro e che riguarda
in particolare il ceto medio, perché la prima conseguenza, forse la conseguenza più complicata da gestire dell'incremento delle disuguaglianze, è che il peso del ceto medio si riduce sempre di più, fino quasi a scomparire. E non è soltanto una questione di reddito, di perdita di reddito del ceto medio. C'è una questione gigantesca di perdita del valore sociale del ceto medio. Ed è una questione enorme che riguarda l'Europa nella sua complessità, ma che riguarda anche gli Stati Uniti, tant'è che là sono state prese delle misure importanti anche dall'amministrazione Biden di recente su questo punto. Perché guardate, la perdita di valore del ceto medio significa, per esempio, avversità o disinteresse rispetto ai cambiamenti da parte di coloro che sono stati sempre i protagonisti del cambiamento che è avvenuto nei nostri stati, nel nostro continente. I cambiamenti più importanti nel nostro continente li ha prodotti, li ha agiti il ceto medio. E questa questione è molto seria e va riflettuta con molta attenzione, e io credo che sia alla base, per esempio, della crisi che stanno vivendo le nostre democrazie. Se non si risolve quel punto, capendo come noi riusciremo tutti a riattribuire funzione e peso al ceto medio, noi non risolveremo le tante questioni che abbiamo di fronte. Sì. Prego, Raffaele. Io parto da dove ha concluso ieri il ministro Giorgetti, per condividere una sua giusta preoccupazione. Noi siamo reduci da un po' di anni nel quale abbiamo dimenticato il convitato di pietra, cioè il patto di stabilità. Oggi torna il patto di stabilità. Lo cito solamente per ricordare che basta vedere l'aumento della spesa pubblica, del debito pubblico e purtroppo della spesa corrente in questi anni per comprendere quanto una situazione di drammatica crisi poteva essere forse utilizzata meglio, mi limito a dire questo, dal punto di vista degli investimenti, delle scelte che sono state fatte. A questo aggiungo una seconda considerazione, che se non si trova un accordo su questo nuovo modello del patto di stabilità, dal 1 gennaio il rischio è che subentrino le vecchie regole, e questo comporta un effetto molto complesso. La seconda riflessione che voglio fare è anche un'occasione per sottolineare un lavoro molto importante che il governo, in modo particolare il Presidente del Consiglio Meloni, ha svolto in questi mesi a livello europeo. È stata evocata giustamente la complessità del regime degli aiuti di Stato, della diversità tra paesi all'interno dell'Unione Europea di agibilità fiscale. Ebbene, per dare una risposta al grande investimento degli Stati Uniti, che Pina Picenno ricordava poco fa, cioè all'IRA americano, all'Inflation Reduction Act, che ha mobilitato una quantità di risorse importanti e che rischiava e rischia di essere un attrattore di grandi investimenti internazionali che rischiano di impoverire l'Europa, il Consiglio europeo a febbraio ha determinato un allentamento delle regole degli aiuti di Stato. E questo però non è uguale per tutti, perché se c'è un paese che ha una capacità fiscale autonoma di 200 miliardi e c'è un paese che non ha una capacità fiscale autonoma, la differenza è bella e chiara. In questo contesto, pur nella sospensione temporanea che mette in discussione anche la tenuta del principio del mercato unico europeo, quindi bisogna anche agire con grande prudenza in questo contesto, la proposta del governo italiano, che è diventata parte integrante delle conclusioni del Consiglio europeo di febbraio e che poi è diventata un pezzo importante della proposta STEP, quella che la Commissione europea ha poc'anzi, proprio nei mesi scorsi, approvato, è quella della flessibilità. La spiego rapidamente. Noi siamo destinatari di un grande programma di investimenti come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che oltre alle risorse europee a fondo perduto e a debito per 191 miliardi di euro aggiunge 30 miliardi di altre risorse nazionali sempre a debito. Siamo tra i paesi principali che beneficiano delle politiche di coesione per la programmazione 2021-2027, altri 43 miliardi di euro europei più le risorse di cofinanziamento nazionale. Qual è stato il punto centrale dell'azione del nostro governo in Consiglio europeo, il risultato ottenuto che, ripeto, è stato inserito nelle conclusioni del Consiglio europeo e che fa parte della proposta della Commissione fatta appunto prima della pausa estiva? È quella della flessibilità. Poter utilizzare in modo flessibile queste ingenti risorse. E perché? Perché è molto semplice.
perché la politica di coesione è stata determinata sulla base di un contesto socio-economico precedente addirittura al Covid. Sono quelli i parametri di riferimento che hanno visto le scelte programmatorie di quella risorsa. E le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono state una risposta alla crisi Covid, ma sono state decise prima nella loro programmazione della grave crisi energetica e delle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina. Quindi, lo dicono i regolamenti europei, l'articolo 21 più volte citato, che ci consente di poter fare questo, questa flessibilità mette in campo un'azione che può andare verso un processo di modernizzazione del nostro paese da un lato e dall'altro anche mettere in campo la opportunità di utilizzare queste risposte per dare queste risorse, per dare una risposta forte a delle domande nuove sulle quali noi siamo in forte ritardo. La domanda energetica, non è un caso che la Commissione europea abbia approvato il programma Repower EU. Da questo programma sono stati determinati i programmi nazionali. Noi proprio il mese scorso abbiamo presentato la proposta di modifica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che al suo interno prevede il nostro piano nazionale, nel nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il nostro programma Repower EU, che mobilita circa 20 miliardi in questa direzione, che affronta dei nodi molto rilevanti ed importanti dal punto di vista della capacità di spesa. Penso al tema dell'efficientamento energetico e quindi di un'incentivazione per famiglie e imprese in questa direzione, o al rafforzamento delle reti elettriche del nostro paese, che sono fondamentali per poter rendere competitivo e rafforzare il nostro paese in questo contesto, e mettere in campo delle scelte che vanno nella direzione di poter utilizzare le risorse in funzione anche dei cambiamenti. Sarebbe paradossale non modificare nulla, lasciando complessivamente quanto si è deciso prima degli accadimenti che hanno modificato complessivamente lo scenario. Noi dobbiamo avere la capacità anche di leggere queste situazioni e di comprendere che questi cambiamenti così rapidi sono cambiamenti che hanno bisogno di risposte adeguate. Queste risposte devono essere in grado di poter leggere questi cambiamenti e quindi essere in grado anche di poter rappresentare in modo efficace un cambio dal punto di vista economico per il nostro paese all'interno della dimensione europea e all'interno della dimensione mondiale. Ecco, in questo contesto penso che, immaginando e ipotizzando la sospensione, la modifica del regime delle regole degli aiuti di Stato assolutamente temporanea, perché non può che essere così, questa può essere una opportunità che integra e aiuta il nostro paese in questa direzione e che può rappresentare una soluzione nell'immediato anche per poter rendere spese in modo assolutamente più adeguato le grandi risorse di fronte alle quali ci troveremo. Non entro nel dettaglio del tema del PNRR perché tutto il tempo, lo dico a Giorgio, che abbiamo utilizzato fino adesso non sarebbe sufficiente per poterne parlare, quindi sarà un'altra occasione. Grazie. Allora, due brevissime riflessioni dopo aver ringraziato i nostri ospiti perché hanno discusso, come vedete, di contenuti. La prima, e prendo proprio spunto da quello che ci hanno fatto vedere, che bisogna crederci. Senza una posizione ideale non si fa politica, non si fa l'Europa. Bisogna credere che il nazionalismo non è la risposta ai nostri problemi, ma che un'unità può essere nella diversità. Il nostro paese è un'unità nella diversità, è nato da qui la Costituzione europea, di cui abbiamo parlato anche nella mostra dei 150 anni di sussidiarietà un po' di anni fa. Si può essere uniti diversi a patto che si creda, l'abbiamo sentito prima, che la diversità non è un ostacolo all'unità, quindi una posizione ideale. La seconda, lasciatemelo dire, fra un anno voteremo conoscere per decidere. Il bello della conoscenza, il bello di sentire dei percorsi diversi che però vanno nel merito, cercano soluzioni, anche perché, e questa è una frase di Ratzinger, la politica è l'arte del compromesso. Hanno fatto un compromesso nel 1946 quando hanno fatto la Costituzione. Noi dobbiamo credere che forze diverse, che poi avranno la loro articolazione politica, le maggioranze, le opposizioni, possono costruire sulla base di un dibattito come quello di oggi dei punti comuni, delle regole su cui si fa qualcosa che sembra quadrare i cerchi, decidere uniti avendo la diversità, essere alleati dell'America ma avere la propria autonomia,
credere nel libero mercato, ma costruire dei punti di comuni. A voi l'arduo lavoro. Grazie. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve, quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90€ al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Dieci racconti di solidarietà e aiuto concreto. Storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie. Quello che ti serve, quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. Thank you.